Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Stewie e lui è Bazooka. Beh, mi scuso per l'ultimo episodio di Eyes perché non si sentiva l'audio, ma questa volta si sentirà. Il coraggioso ad offrirsi a giocare è sempre Bazooka. Sì. E non chiedetemi come ha riavuto il coraggio di farlo. Neanch'io lo so, ma benissimo. Una cosa, alcuni dicono che Ice non fa paura, però non è che siamo maggiorenni e non è che abbiamo molta esperienza su questo gioco. È la seconda volta che ci gioco, quindi... E io ci ho giocato circa 3 volte, quindi... Inizi, fai Bazooka. Ma naturalmente prima di iniziare mettete un like a questo video e iscrivetevi. Per non perdervi neanche un mio video. Iniziamo! Vabbè, qua si skippa perché tanto non serve a niente. Perché? Maledette pubblicità. Perché tanto... Oddio. Sto per rifarmela sotto. Ho paura di... Oddio, cos'era? Non ti preoccupare, è solo qualcuno che ha aperto una porta. Ah, poi c'è il piano di sopra per chi non lo sa. Vediamo dov'è. Salendo. Che bei rumori! Ma Dio! Vi dico una cosa, questo gioco è abbastanza buggato. Infatti, oddio, una volta... Oddio, mi hai trovato! Corri! No. Ti ho detto di correre. Facciamolo facile. O difficile? No, casual. Vabbè, va bene, hard. Fai di... No, quel cavolo. Me sono già fatta sotto. Ed ecco la seconda partita. Scusa se è durata pochissimo, ma lui è veramente scarso. Cioè, certo, è tu che ti tiri sempre via. Io sono Acab. Beh, sì, certo, c'era da immaginarcelo. Oddio. C'era Albert Hansen. Che cavolo era? Prendi un occhio, vediamo dov'è. Attento, è molto vicino, credo. Naturalmente vi ricordo che quando vi arrivano correte via perché sta venendo qualcuno. Vi serve dire chi, perché naturalmente non lo so neanche chi o cosa è. Prendilo un terzo coso. Ma sarà uno stalker o qualcosa simile, perché... Dai, vuole ammazzarti, costi. Credo sia una specie di demone io, però vabbè. Può darsi una mini Dracula. Assomiglia un po' a Dracula, ma... Dai, muoviti, vai da qualche Cavolo, parte. Ma io ho paura, scusa, eh? Sì, lo so, ma è un videogioco, no? Un videogioco che me l'ha fatta far sotto già una volta. E naturalmente se è vicina e siete attraverso e siete vicino a un muro. Attenzione. Se non parlare tanto, che appena ci giochi tu te la fai addosso subito. Ci sono già stato. Vi do un consiglio. Se vi appare la scritta run, non attraversate. Oddio, le porte. È lei. Vai da qualche parte. Col cavolo! Me lo sto facendo sotto! Girati, non aver paura. È lì! Oh, è lì! Hai visto? La scopa. Il bottino. Scopa, aiutami! Dove vado? Ti ricordo di andare davanti a quella porta. Questa? Sì. E lei? Scherzo. No, davvero. Vai su. Vai qua. Ma tu mi... Schiaccia l'occhio. Ah, non hai...
Ma che cavolo! Che spavento! Per te è facile parlare? Io mi metto qua, io non No, parlo. Ma io anch'io mi sono preso uno spavento. No! Che roba! Ma... Ti sconsiglio di restare qua. Dove vado? Alla prossima porta. Lo so, è stra inquietante quella TV quando fa così. Il brutto è che non si può uscire. Questo ti rende davvero... Se sei entrata in qualche modo puoi uscire. Nel panico più Una domanda, tu l'hai sentito? Io una volta, cioè le volte che ci ho giocato audio. Ma quando arrivava si sentiva tipo un urlo? Eh? Ah, non lo so, io non ti ricordi quando l'hai usato le cuffie? Sì, mi ricordo, ma... Che cavolo... Attenti che può spuntare dove vuole. Scherzo, era solo per impaurire. Ti prego, basta. Ricordatevi di non aprire le porte perché potrebbe essere l'altro. Scherzavo. Allora, io questo gioco lo esclusivamente perché fa davvero molta paura. Davvero, è facile parlare perché potete dire semplicemente no, non fa paura, corri. No! Oddio, che paura! Ma io credevo che fosse giù, ma cavolo! Era sopra! Cioè... Bene, concludiamo qui l'episodio, direi. Toccami il cuore, senti! Va bene, concludiamo qui l'episodio, per favore mettete like, poverino, ma vaffanculo, si è scaricata la batteria. Mettete un like, poverino, si è preso veramente un infarto. Iscrivetevi per solidarietà. Sto per piangere. Ciao ciao.